Your Song Pro. Un saluto a tutti voi popolo di Your Song Pro, dal qui presente, come uso dire, Paolo Laganga e dal qui presente Riccardo Cesari. Ciao amici, come state? Ciao Paolo, come stai? Ciao caro, mi piace che ti porto sempre a ripetere il qui presente, ma effettivamente siamo qui presenti, quindi non ci si può fare altro. Allora, anche oggi siamo qua a parlare di musica e soprattutto di cultura. Oggi la rubrica Sbadilate di cultura, mi sa che non la facciamo né io né te. No, qui ragazzi abbiamo l'artista che fa tutto da solo e anzi noi umilmente ci permettiamo di condividerla, facciamo solo questo perché tutto il resto l'ha già fatto l'artista in questione, che devo dire è un pezzo che è bello, cioè oddio, voglio dire, non voglio prendere posizioni rispetto a fare confronti rispetto ad altri, ma qui andiamo ad esplorare un qualcosa che culturalmente parlando, devo dire che in queste ultime settimane insomma ci stiamo muovendo veramente nell'etnico, ci stiamo muovendo sì, etnico, mistico, culturale, no? C'è un po' di tutto, è giusto, sì, giusto. Che bello, è bellissimo tutto questo. Infatti ringraziamo sempre chi ci manda i materiali, ringraziamo tutti quelli che ci mandano intanto questi bellissimi materiali perché è doveroso. Bravo. E esortiamo tutti a continuare a farlo, insomma, quindi mandate tutta la redazione di FR Live che ringraziamo e salutiamo e quindi insomma questa volta ci hanno mandato una cosa molto particolare. Parliamo di un artista che quando si parla di miscela diciamo che lui è la miscela vivente, è una miscela vivente di arti e di lingue e di culture, perché mischia intanto due arti che spesso vanno di pari passo, che sono la musica e il teatro. In più lo fa appunto mischiando la lingua madre e il greco calabro. Ora, il greco calabro, che io devo dire ho scoperto oggi, cioè allora, io confesso. Infatti anch'io sapevo di una zona calabrese, di una zona della Calabria dove c'erano delle comunità albanesi eccetera, ma il fatto che il greco calabro sia una lingua esistente minoritaria italiana mi ha colpito perché non lo sapevo, quindi io rimango anch'io veramente così particolarmente stupito. Tra l'altro credo che si pronunci, e spero di non sbagliarmi perché l'ho trovato appunto nella scheda, il grecanico, grecanico. Spero di non sbagliarmi perché tra l'altro io lo conoscevo come un vino e invece esiste anche un idioma e voglio dire, quindi stiamo veramente parlando di un qualcosa di meraviglioso. Chiedo scusa se appunto non ho usato le parole corrette, ma devo dire che siamo di fronte a qualcosa di veramente straordinario e molto interessante, perché è nuovo ma vecchio, nel senso tradizionalmente nuovo, dire, dell'uomo, ma contemporaneamente viene ripreso da questo artista, possiamo dirlo. L'artista si chiama Abov. Esattamente. Che è lo pseudonimo di aspetta che ce l'avevo, Vincenzo Bova. Ok? Esatto. Appunto, che ha anagrammato chiaramente il suo cognome, come altri artisti hanno fatto per il proprio nome, qui appunto anagrammando diventa Abov, un artista calabrese appunto che mischia, come tu giustamente Paolo dicevi prima, la musica con il teatro e prende ispirazione questo brano dalle Baccanti di Euripide, quindi si parla veramente del greco classico. Esatto, quindi cosa ha fatto Abov? Ha elaborato un progetto di musica e teatro, tra l'altro di recitazione e canto, basato sull'Iliade. E diciamo che Baccano è quello che lui definisce la prima espressione di questo progetto. Baccano appunto è il brano che andremo ad ascoltare tra poco. E quindi ecco, iniziare un progetto del genere così con queste premesse culturali e artistiche non è da poco, diciamo che è abbastanza impegnativo. Sì, è abbastanza inusuale, però devo dire che io credo che in questo momento in cui spesso e volentieri facciamo una, passatemi il termine, polemica spiritosa, no? Sul mainstream che tende a uniformarsi, no? Che tende a suonare tutto allo stesso modo, no? Che tende in qualche modo a copiare se stesso e a incollare se stesso di anno in anno, sono le nicchie a vincere.
È vero. No? Sono le nicchie, sono quelle piccole realtà che escono, no? Da questo appunto enorme calderone che suona sempre un po' tutto uguale, per portare un qualcosa che in questo caso prende dall'arcaico, ma in generale che va a riscoprire mondi che abbiamo bisogno di riscoprire, no? Come la nostra cultura, come da dove veniamo, così magari smettiamo di parlare questa sorta di italiano-inglese strano quando abbiamo già una lingua meravigliosa che a sua volta è stata contaminata nel passato, per cui è bellissimo trovare artisti giovani che portano avanti progetti del genere. Esatto, lingue tradizionali, tra l'altro non abbiamo neanche solo una, abbiamo mille cose. Mamma mia, siamo veramente un universo meraviglioso. Per cui io devo dire che senza ulteriori indugi andrei a sentire il brano, anche perché c'è un video ben fatto che vi aspetta, per cui Assolutamente, andiamocelo a vedere. assolutamente. A me che sono testa di nicchia piace molto Porca miseria, mi hai rubato la battuta, la volevo usare dopo, invece. doveva essere usato prima o Fantastico. poi. Quindi, Bravo, bravo. con il brano Baccano Above. Via. Eccolo. O Dioniso, se para calami Dioniso, engiureno coresso me, engiurona tragudime, se para calamo Dioniso, se para calame, engiurona coresso me. Succede nel bosco non si sa, è arrivato lo straniero dall'Oriente in città, canti e balli che si intrecciano fin sopra al cielo, dove sono le donne vedo tutto nero, fiumi di gente nei campi che ballano, cantano. Io corro e salto quando voglia come mi pare, la chiamano follia, ma la mia libertà, porto in dono vino, estasi e frenesia, rompiamo le catene della tua prigionia, battiti sopra il tamburo che canta. Arianna, amore mio, a Nasso il tuo cuore ha incontrato un Dio, mi sono perso nei tuoi occhi dispersi, disorientati, tristi, timidi, abbandonati, ma adesso guarda nel cielo, quelle stelle sono lì per te. E unisciti al corteo di ninfe, satiri e baccanti, fatica la vecchiaia a fare parte di te, la spirale delle menadi va come il vento, esplode nella notte, il fuoco me lo sento, e le baccanti che gridano, e voi. Dioniso, giuriti Satia, io tu zeo cedisse me le late, sate di cemenare, mi morche te da visu, iene te me da pale, mi morche te da visu, l'amorizis mia me femu. Amanti come noi sapranno tenersi, adesso guarda nel cielo, quelle stelle sono lì, non è cambiato il tuo cielo, ed ogni stella brilla in te. Direi che tutto quello che avevamo presentato l'abbiamo ritrovato magicamente sotto forma di immagine e di audio e di musica. Le premesse, scusate, E anche le anche le promesse in questo promesse, caso, direi. esatto, sono state sicuramente mantenute. Sì. E diciamo che insomma, c'è tutta questa commistione è basata su una grande ricerca di. Cioè quello che emerge proprio la ricerca sia della sonorità sia della storia, la sonorità appunto che ha molte cose in comune con la terra calabrese, poi Calabra, perché quello io lo sento tanto. Queste lingue che si mischiano, il tutto però è sotto una chiave pseudomoderna, perché il mix di Assolutamente. folk.
che si sente tantissimo, folk inteso proprio come musica folcloristica, come il folklore, il mix di jazz, dove quando entrano le chitarre, a me piace molto, perché il suono della chitarra è meraviglioso È in proprio questo brano. bello, è proprio Sì, bello, mi ha è dato proprio. bellissimo. Ah, poi io sono di parte su questa cosa. Giustamente. E in Tu sei realtà. chitarrista, quindi giustamente. Esatto. E quindi in realtà questi suoni sono molto moderni e riescono in maniera attuale a richiamare un qualcosa di tradizionale. Quindi questa È vero. è una grande vittoria, secondo me. Noi come sempre diciamo, evviva le contaminazioni. Qui partiamo, voglio dire, dalla contaminazione della cultura greca con la cultura calabra, ma l'abbiamo appunto esposta, come giustamente tu dicevi Paolo, verso la modernità dal punto di vista del sound. E quello che viene fuori è veramente qualcosa di meraviglioso. Poi devo dire che i paesaggi calabri sono qualcosa di, dire, Beh di sì, straordinario, per cui il colore del mare è molto io bello torno a vedere il video, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, anche. dopo torno. Io mi sa che prendo l'autostrada, prendo la 1 e vado direttamente giù. Bravo, bravo, bravissimo. E quindi ecco. Tra l'altro, una cosa importante che se mi permetti, è Certo. che questo brano è stato presentato in anteprima a Sanremo Rock. Per cui stiamo parlando di un brano che ha già fatto un po' di strada e tra l'altro ha ricevuto anche dei complimenti da personalità di spicco. Citiamo Dario Baldambembo, voglio dire che tutti conosciamo per essere stato un cantatore, un arrangiatore e un compositore. Per cui devo dire che, insomma, voglio dire, Rock and Trend l'abbiamo toccata, ma perché è un brano che merita tutto questo. Sì, merita perché appunto ha tutte queste cose di cui stiamo parlando, tra cui appunto anche insomma questo mix musicale che non è da sottovalutare, no? Ogni tanto l'idea sovrasta la musica, ma in questo caso diciamo che è tutto a livello di eccellenza, secondo me. Sì. Diciamolo, quando c'è qualcosa di veramente notevole, no? Ci piace dirlo con buona pace di tutti, ma perché qui c'è un lavoro dietro, no? Come dire, no? Non è un prendo qualcosa e lo dispongo, ma c'è una ricerca dietro, infatti, voglio dire, anche solo l'idea, no? Di poter fare uno spettacolo di recitazione che tu nominavi prima, no? Certo, Basato sull'Iliade, c'è un percorso. E quando c'è un certo, percorso, c'è un concept, se vogliamo dirla alla moderna, c'è comunque sempre un lavoro di mente, di cuore, di arte che l'artista fa e che è degno di essere chiaramente sottolineato. Sì, poi questo mix appunto anche di sonorità, perché poi alla fine si parla di strumenti suonati in modo quasi funk, jazzistico, eccetera, ha sicuramente regalato. Il suono della lingua, questo suono della lingua, questo greco calabro, è musicale, cioè è comunque sia Mamma mia. è una lingua che mi ha sorpreso, perché appunto, non avendola mai conosciuta, e poi non so parlare il greco, quindi questo è sicuramente un fattore, però mi ha colpito, ecco, il mix con l'italiano, molto curioso. Sì, quindi. Per cui davvero grazie, grazie Abov, ti nominiamo con il tuo nome d'arte per averci condiviso questo lavoro, grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, perché insomma si è creato qualcosa di veramente unico che è degno di essere sottolineato, perché appunto dobbiamo essere tutti un po' di più teste di nicchia, Sì. parafrasando l'espressione del maestro precedentemente utilizzata, perché abbiamo bisogno di cercare le cose al di fuori di quello che ci viene propinato tutti i giorni. Io lo sono tantissimo e spero anche che ci sia un tour teatrale, che ne so, verso il nord, visto che noi siamo qua, magari chi lo sa, Esatto, avvisateci, vienici a trovare, Abu, scriveteci, per diteci piacere. quando venite in Emilia e scriveteci anche per mandare materiale per continuare a ad avere la possibilità di divulgarlo, di farvelo ascoltare e di parlarne un po' insieme. Evviva! Evviva, Ragazzi, che esatto. dire? Grazie per essere stati con noi anche questa settimana, grazie a tutte le piattaforme che ci ospitano. Ci vediamo fra una settimana esatta con nuova musica inedita, per cui grazie ancora e a presto. A prestissimo. Ciao.